Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò in uno dei percorsi più belli di quest'anno per la suggestione che regalano questi luoghi, le emozioni che solo la natura sa dare. Infatti scopriremo una meraviglia che lascerà senza fiato per la sua maestosità e grandiosità, una cascata che fa un salto di decine di metri. Attraverseremo, grazie dei ponti, dei corsi d'acqua, entreremo in questo percorso contornato dai colori dell'autunno, immerso in un ambiente selvaggio e incontaminato. E allora, cosa state aspettando? Venite con me nell'avventura di oggi. Mi trovo a San Donato, una frazione del comune di Lamon, nella provincia di Belluno, in Veneto, poco distante dal confine con il Trentino, Alto Adige. Parto dal paese di San Donato, è qui davanti a me, incastonato tra queste montagne. I colori sono veramente particolari di quest'autunno, regalano grandi emozioni. E qui, tra i rami, posso intravedere una parete a strapiombo che va a mostrarmi la forra della Val Senaiga. Sto facendo una strada in discesa. Pensare che la costruzione di questa strada ha portato alla scoperta di una strada romana, la Via Claudio Augusta, che tradizionalmente andava a collegare la pianura padana, il mondo romano, al mondo germanico, attraversando le Alpi per arrivare al Danubio in Baviera. Qui un tempo c'era anche una rocca a difesa di questa strada, purtroppo fu distrutta nel 1510, ma alcune delle rocce che erano servite alla costruzione 2000 anni fa di questa rocca sono state riutilizzate in alcune case. Continuo questo percorso che tra questa storia e le bellezze di questa natura è veramente qualcosa di spettacolare. Mi trovo in località Moulin des Sottes e qui alle mie spalle vedo delle abitazioni tipiche di questa zona. Sono costruite con delle pietre, ma di diverse misure, alcune sono veramente grandi e da questo si capisce che sono state prelevate dalla fortificazione romana che era stata distrutta, che abbiamo visto poco fa in località Furlan. Per la costruzione sono state utilizzate anche delle macine, sì, perché anche se qui il torrente scorre al di sotto, chissà cosa si sono ingegnati per riuscire a portare l'acqua fino a qui, per far andare queste macine e quindi creare la farina. Da qui anche un bellissimo scenario, la Forra del Senaiga. Trovo anche l'indicazione, il proseguimento del mio sentiero ed è indicato per escursionisti esperto perché è privo di protezioni. Lungo il percorso si troveranno delle scale in ferro metalliche, dei ponti e anche alcune zone che sono leggermente esposte, sempre però con un corrimano, diciamo, delle corde agganciate alla parete per avere un appoggio. Non è un percorso pericoloso, ma servono le adatte calzature e anche un minimo di esperienza. Difficile trasmettere in questo momento l'emozione che provo in questo passaggio. Ho una passerella metallica, un corso d'acqua che crea più in alto anche una cascata e queste rocce che vanno a contornare tutto questo panorama. Stupendo, sono appena sceso da questo sentiero e qui trovo anche un'indicazione, una tabella che ci dice che al massimo si può attraversare con quattro persone contemporaneamente al di sopra e c'è un divieto di passaggio in caso di neve e ghiaccio e un obbligo di tenersi al corrimano. È un percorso segnalato come escursionisti esperti perché presenta delle zone dove si può scivolare perché qui è spesso bagnato, sono delle zone umide, ci sono tanti corsi d'acqua ed inverno, specialmente con il gelo e quindi le temperature basse, possiamo trovare dei tratti gelati. È sempre presente nei tratti comunque dove abbiamo bisogno di avere una presa, una tenuta, una sicurezza in più, queste corde d'acciaio
con dei pali ancorati al terreno che permettono questa discesa, perché fino adesso ho fatto solamente discesa verso il secondo ponte. È un'emozione che pervade tutto il mio corpo. Ho appena attraversato tre scale metalliche. Sono sceso fino a qui e qui davanti, oltre a questa parete a strapiombo che dà una suggestione veramente incredibile, mi ritrovo con questo piccolo ponte che va a attraversare il corso d'acqua generato dal Senaiga, che ha generato diverse diramazioni e corsi d'acqua. Bisogna sempre fare attenzione perché il fondo è scivoloso, ma guardate che contesto che è questo. Non ci sono parole per descrivere la bellezza creata dalla natura, da questo corso d'acqua, queste piccole cascate in successione, il sentiero, gli alberi pervasi dal muschio. Sì, perché qui c'è un'elevata umidità e tutto rende questo luogo qualcosa di inimmaginabile. Il lento scorrere di questo torrente immerso in questa forra mi sta dando nuova linfa vitale, nuove energie, una carica di energia. Ho seguito il sentiero che fiancheggia il torrente per arrivare al terzo ponte, che è stato dedicato a due rocciatori di Fonzaso, come si legge nella tabella lì in fondo. Due giovanissimi dipendenti che purtroppo sono morti e non ci sono più. Questo è il loro ricordo. Il mio pensiero va a loro, ma va anche a tutti questi cittadini, a chi ama questo territorio, che oggi mi ha permesso di fare questo sentiero, perché c'è sì l'amministrazione, c'è il comune, ma qui c'è l'opera dell'uomo che gratuitamente nel suo tempo libero, in compagnia, si è dedicato a mantenere belli, puliti e praticabili questi territori per farli scoprire al turista o semplicemente a chi viene in questi luoghi per trovare una carica di energia e di pace. Il percorso è stato sistemato recentemente, troviamo le indicazioni per andare alla Grotta dell'Acqua Nera. A un paio di minuti dall'insegna trovo già l'immensa grotta che si apre sulla parete rocciosa. Bisogna fare attenzione perché qui c'è un sentierino appena appena accennato. Alla vista dell'escursionista inesperto può sembrare solo una voragine all'interno della montagna. In realtà già negli anni 70 un gruppo di speleosub iniziò a esplorare questa grotta. Da come si può capire dalla dimensione, qui c'era una portata dell'acqua veramente molto maggiore in passato. E si è scoperto, grazie a queste esplorazioni, un reticolo molto complesso di canali che portano e collegano altre grotte. Si è scoperto addirittura che l'acqua che proviene in questa grotta arriva da Cima d'Asta. Qui all'ingresso della grotta si trova anche il resto di una teleferica d'acqua. Un tempo qui c'era l'acqua e faceva ruotare questa ruota che ha delle alette inclinate in modo tale da essere mosse dalla potenza dell'acqua, che andavano ad avvolgere la corda metallica a questa ruota che ha un canale. Andava a muovere la corda che portava al di là della vallata calce e legna da un forno qui vicino. Qui si parla più di un secolo fa, pensare all'ingegno di queste persone che non usavano la fatica ma usavano l'intelligenza per portare e trasportare legna anche pesante. Ora vado a fare l'ultimo tratto che mi porterà alla cascata.
E come si può vedere, per chi è appassionato di montagna e ci va spesso non avrà nessuna difficoltà a fare questo tratto, ma chi invece è un escursionista della domenica, se così si può dire, qui è un tratto leggermente esposto, vuol dire che si può cadere e quindi bisogna prestare la massima attenzione. Poco più avanti posso vedere c'è anche una piccola corda che serve per mettere più tranquillità al visitatore, e quindi qui bisogna portare molta attenzione. E poi anche nel periodo di disgelo da qui possono cadere dei massi, dei sassi, quindi sempre massima attenzione, farlo magari anche con una certa cautela e godersi appieno l'esperienza. Ormai sono arrivato, sento il suono, il rumore dell'acqua, veramente un grande scroscio. Eccola qui davanti a me, è uno spettacolo della natura, incredibile, un salto di 30 metri, guardate le rocce, come vanno a creare questo anfiteatro naturale. È uno spettacolo, wow. Si vanno a creare anche delle marmitte di eversione, le posso vedere lì in fondo, e il suo lento inesorabile scorrere con questo grande salto. Il torrente continua per dove sono arrivato. Terminato il mio giro di oggi, il ritorno si fa per la stessa strada, è veramente spettacolare, sono 6 km andata più ritorno, il tempo impiegato dipende dal vostro passo, generalmente ci si mettono dalle 3-3 ore e mezza perché è impossibile non fermarsi e scattare qualche foto. Un consiglio, avere delle scarpe da trekking e un minimo di esperienza, perché ci sono alcuni punti che sono esposti e per l'escursionista meno esperto possono presentare delle difficoltà. Se vi è piaciuto questo video mettete un like come al solito, e al prossimo video. Ciao da Federico.